Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video fallimento. Come da titolo non sono riuscito perché adesso essendo in quarantena non sono riuscito a connettere il Broadlink con il Google. O meglio, il Broadlink mi dava che il device era sconnesso, era offline, quindi cosa ho fatto? Ho provato a riconnetterlo, a fare un nuovo add device. Ma nulla, non c'è stato verso, neanche dall'app di Broadlink si è riusciti a riconnettere il device. Il primo pensiero mi è venuto in mente che magari stanno facendo degli upgrade o sono crollati i server o ci sono problemi in Cina. Non trovo altra spiegazione perché sono 2 giorni, vi posso garantire che sto tentando qualsiasi cosa. Ho disabilitato il 5 GHz, ho resettato il Broadlink, ho spento e riacceso il cellulare, il modem, ho agito sul modem facendo dei reset particolari. Ho provato di tutto, ma niente, non c'è stato verso. Quindi, dopo 2 giorni, sinceramente, mi sono veramente spazientito, anche se le altre volte abbiamo avuto pazienza, ma ragazzi, si parlava di ore, qui si sta parlando di 2 giorni e io sinceramente va bene tutto. Ma alla fine demordo, quindi per adesso ci siamo tra virgolette arresi. In settimana ci proverò nuovamente, farò dei tentativi. Naturalmente tutti i tentativi che io faccio sempre registrazioni, perché se dovesse andare a buon fine vi metto sia la parte dove abbiamo fallito ma anche la parte dove siamo riusciti a effettuare la connessione. Se per caso qualcuno di voi, adesso ve lo chiediamo noi, sia riuscito fare una procedura particolare e non avere problemi di connessione, ce lo faccia sapere scrivendolo qui sotto nei commenti. Noi, ripeto, le abbiamo provate tutte ma non c'è stato verso. L'app di Google riconosceva il Broadlink, riconosceva l'account, quindi ci dava che era tutto connesso. Naturalmente andava collegato prima dall'app di Broadlink il device. Alla fine, disperato, ho cancellato il vecchio device, tra virgolette vecchio, quello del video che avevamo fatto di collegamento con Alexa, e vi metto qui il link. Fatto questo ho detto, ok, butto all'aria tutto il lavoro che avevo fatto l'altra volta, ma santo cielo, magari questa volta va bene e riesce a riconoscerlo, magari c'era un conflitto, non lo so, le ho pensate tutte. Quindi cancella device, fai una nuova ricerca del device, zero. Mi prende i 2 step quando fa la ricerca del wifi e del device, il 3° step mi dà sempre che è fallita la ricerca. Quindi ragazzi, purtroppo oggi sono qui a dirvi che è il primo video fallimento di TuttoTech. Ripeto, ci proverò di nuovo in settimana e spero a breve di proporre un video per quelli che me l'avevano chiesto di collegamento tra il Broadlink e il Google. Per questo video è tutto ragazzi, al prossimo, ciao!